Bene, oggi affrontiamo la morte in croce di Gesù, come dice Walter Kasper, la crisi estrema della vita di Gesù. Oggi noi sappiamo che gli autori discutono sulla data della crocifissione, ci sono due grandi indirizzi a livello biblico, quello dei sinottici e quello di Giovanni. Secondo i sinottici, la crocifissione sarebbe avvenuta il 15 di Nisan, quindi il giorno del Passah, il giorno della Pasqua, la cena di Gesù sarebbe una cena pasquale che dà inizio al compimento delle promesse dell'Antico Testamento. Quindi l'ultima cena di Gesù è una cena semplicemente, è una cena, diciamo, rituale, è una cena che ha un valore liturgico. E secondo Giovanni invece Gesù sarebbe morto il 14 di Nisan, cioè il giorno della Parasceve, della Pasqua, il giorno in cui nel Tempio si sgozzava l'agnello pasquale. Quindi di conseguenza Giovanni descrive la cena di Gesù come, non come una cena pasquale, ma come una cena di addio. Naturalmente tutti e due i racconti si ispirano a motivi teologici, tutti e due sono concordi però in un fatto che quel giorno fosse un venerdì, sono racconti che si ispirano a motivi teologici, evidentemente. Per i sinottici quello che conta è la Pasqua, appunto, il compimento della Pasqua, Gesù l'ultima cena come una cena pasquale. In Giovanni invece quello che conta è che Gesù è l'agnello, è il vero agnello che in quel momento veniva sacrificato al Tempio, ma il culto del Tempio è un culto che ha esaurito la sua funzione, è sostituito dalla persona di Gesù. Oggi gli storici discutono ancora apertamente su questa discrepanza. Si sa che, diciamo, ultimamente, negli ultimi 20-30 anni, l'ipotesi giovannea ha recuperato credito, sembra più attendibile rispetto alle altre, per diversi motivi. Il primo motivo è che spinge un po' in questa direzione, è che sembra molto improbabile che l'Alto Consiglio ebraico si sia riunito nella giornata festiva più importante dell'anno, tutto sommato per decretare un verdetto di condanna che poteva essere anticipato o posticipato di qualche giorno. Il fatto che i soldati fossero armati e che Simone di Cirene stia rincasando dalla campagna, quindi da una giornata lavorativa, fanno pensare che Gesù morì il giorno precedente la Pasqua, quindi il 14 di Nisan. Quello che però è importante è che gli evangelisti non si limitano ad una ricostruzione storica, ad una ricostruzione biografica, della quale abbiamo in realtà notizie molto scarne o relativamente scarne, ma cerchino di operare innanzitutto una lettura escatologica. Una lettura escatologica, cioè una cosa molto sorprendente di fronte alla quale dobbiamo fermarci è che nei detti più arcaici non c'è un accenno alla passione. Troviamo, se non in rare occasioni, troviamo quello relativo alla sorte violenta destinata ai profeti in Luca 11:49. In alcuni passi si sottolinea come i discepoli di Gesù devono attendersi il rifiuto, la persecuzione, Luca 6:22, Luca 12:18. Però, diciamo, sono testi nei quali non si attribuisce di per sé alla morte di Gesù alcun significato salvifico. Esistono, questo è vero, le predizioni della passione da parte dello stesso Gesù, Marco 8:31, ad esempio Marco 9:31, Marco 10:33, che ci attestano che Gesù prevedesse in qualche modo la propria morte e sottolineano come ecco, avesse una piena disponibilità ad accettare questo destino. Però Gesù, diciamo, accetterebbe, vedrebbe nella propria passione, interpreterebbe la propria passione come una sorte necessaria permessa
da Dio. Però dobbiamo essere cauti perché gli studiosi ritengono innanzitutto che questi testi sono testi post-pasquali, sui quali è innegabile una rielaborazione, una lettura da parte della comunità primitiva. Queste predizioni da parte di Gesù, almeno nella forma in cui si presentano, non possono essere prese alla lettera, evidentemente, no? Quindi se penso alla passione, al racconto in cui Gesù predice la passione con dettagli molto particolareggiati sull'arresto, sulla crocifissione vera e propria, diciamo, è necessaria un'ermeneutica. Se Gesù avesse predetto in modo così chiaro la sua morte, la sua risurrezione, sarebbero incomprensibili alcuni fenomeni come la fuga dei discepoli, la loro delusione iniziale, la loro incredulità iniziale, soprattutto di fronte alla testimonianza della risurrezione. Se in fondo come aveva detto, è da intendersi, come aveva riportato in modo cronachistico, biografico, alla lettera, non c'è poi molto da meravigliarsi. Naturalmente mi rendo conto, è una premessa superflua per chi ha dimestichezza con la scrittura, però con i testi biblici e con la cristologia, però non sempre questo è stato chiaro in un ambito ecclesiale, non sempre questa stratificazione dovuta alla Pasqua e quindi alla redazione post-pasquale non sempre è stata immediata. D'altra parte, bisogna dire che i racconti di passione possiedono alcune corrispondenze fondamentali. Se abbiamo detto in tutto il resto del Vangelo ci sono analogie e differenze anche all'interno dei sinottici, e soprattutto tra i sinottici e Giovanni, nella passione la consonanza diventa altissima. Anzi, alcuni autori, voi sapete, dicono che i testi di passione, i Vangeli, anzi, sono delle lunghe introduzioni alla passione. La passione è certamente il nucleo più arcaico del Vangelo, i racconti di passione rappresentano un blocco antico, indipendente nella tradizione, e di questo racconto alcuni fatti, abbiamo detto, possiedono una indubbia corrispondenza storica. Sebbene molti dettagli ci siano sconosciuti, quindi se li prendiamo semplicemente come testi biografici, cronachistici, saremmo delusi. Ecco, la ricostruzione storica può arrivare fino a un certo punto. Quello che ci interessa è che i racconti di passione sono stati redatti con una chiara intenzione teologica. Sono racconti di annuncio, come tutto il Vangelo, quindi dobbiamo sempre riportarci a questo genere letterario originario che contiene elementi apologetici, elementi dogmatici, elementi parenetici, elementi di annuncio, elementi esortativi per la comunità cristiana che si nutre di questi testi. E questo è il motivo per cui la Chiesa ha considerato questi racconti non tanto come, dicevo, una pura cronaca, ma come un annuncio fatto alla luce della risurrezione. La passione è scritta da persone che hanno incontrato il risorto, hanno fatto l'esperienza del Cristo, del giusto perseguitato che risorge adempiendo, compiendo le promesse dell'Antico Testamento e compiendo così la volontà di Dio. Ad esempio, forse il testo, diciamo, più per eccellenza che richiama questa continuità è il cosiddetto cantico del servo di Yahweh, del servo di Dio sofferente in Isaia 53, il Salmo 22, che adesso vedremo tra un attimo, il Salmo 69. Nell'arresto, nel processo di Gesù, una premessa è doverosa, importantissima. Gesù non ha subito la pena ebraica comminata per la bestemmia, cioè la lapidazione, che di per sé sarebbe stata la lapidazione, ma ha subito la crocifissione per un verdetto di condanna emesso dall'autorità romana. E qui alcune precisazioni. La prima, che mi sembra importante, è il ruolo storico di Pilato. Voi sapete che nei sinottici soprattutto, ma anche in Giovanni, il ruolo di Pilato, il ruolo che emerge di Pilato è quello di un garantista, diremmo noi oggi, cioè di una persona che cerca, che è esperta di processi e che è abituata
a riconoscere un brigante, un mascalzone matricolato da una persona incensurata, e quindi riconosce benissimo l'innocenza di Gesù e che fa del tutto per difenderlo. Sembra un Pilato che subisce le pressioni della folla al punto che, diciamo, compie questo gesto simbolico, si lava le mani, no? E anche oggi è diventato proverbiale dire un atteggiamento pilatesco, cioè un uomo che non si schiera, un uomo che sta semplicemente alla una sorta di populista che, diciamo, risponde allo stomaco, alla pancia della folla. In realtà oggi molti studiosi sono critici verso questa lettura, perché è improbabile che Pilato abbia in un certo senso subito la condanna di Gesù, e questo emerge da particolari abbastanza chiari, per esempio l'interrogatorio, il confronto con Barabba, l'iscrizione posta in cima alla croce, che indicava proprio il reato. Re dei Giudei, si è fatto re dei Giudei, no? C'è una discussione, perché Pilato viene contestato per questa scritta: si è fatto re dei Giudei, ha detto di essere re dei Giudei, ma non è che è veramente il re dei Giudei, quindi non l'abbiamo detto noi, lo ha detto lui, è un'autodichiarazione, no? E Pilato dice: quello che ho scritto. La stessa crocifissione accanto a due sobillatori, o comunque accanto a due briganti o criminali, non sappiamo di che cosa fossero accusati, ma certamente erano accusati di reati gravi, perché la crocifissione era riservata solo a reati particolarmente gravi e efferati, soprattutto all'attacco contro lo Stato. Di per sé, questo perché, come si spiega? Beh, si spiega con molta probabilità con il fatto che chi scrive il Vangelo parla già delle comunità cristiane che sono perseguitate e vuole tutelarle, quindi smussa il rapporto da una visione benevola di Pilato e dell'impero romano per non acuire una situazione che era già probabilmente problematica. D'altra parte, nel diritto penale ebraico, la pretesa di essere il Messia non era un reato punibile con la morte, anche questo è anomalo. Se la crocifissione nell'impero romano era riservata, abbiamo detto, agli schiavi e ai rivoltosi, era considerata la pena di morte più crudele, più vergognosa, non veniva mai usata per i cittadini romani, lo sappiamo poi dal celebre interrogatorio di Paolo. Il diritto romano penale conosceva l'appendimento al legno, quindi il reo veniva appeso al regno come segno di maledizione, ma dopo la morte, cioè era il cadavere che veniva appeso dopo essere stato ucciso o per lapidazione o per decapitazione. Era un modo con il quale si voleva bollare pubblicamente il reo come un maledetto da Dio, secondo Deuteronomio 21-23. L'appeso è una maledizione di Dio. Questo passo già nell'ebraismo precristiano è stato applicato alla crocifissione, però con un senso, con un'interpretazione che va contro il suo senso più autentico, perché ovviamente un conto è la crocifissione, un conto è appendere al legno un cadavere. È vero che per estensione anche la crocifissione presto diventa un segno di maledizione, anche la crocifissione diventa una morte infame, una morte, diciamo, infamante. Quindi, per chiudere questo punto, Gesù non poteva aspettarsi una morte in croce proprio perché non era prevista per il tipo di reato contestato a Gesù, e quindi molto probabilmente la Via Crucis, la stessa crocifissione, la flagellazione sono interpretate come un segno di maledizione di Dio, probabilmente hanno gettato anche Gesù nello sconforto, nella crisi, e il grido di Gesù, su cui adesso ci fermiamo un attimo, è probabilmente segno di questo sconforto, di questo smarrimento. Il processo di Gesù
o meglio, la passione di Gesù contiene alcuni momenti, gli studiosi distinguono una passione segreta e una passione pubblica. Il confine, la cerniera tra questi due momenti è il racconto del Getsemani, l'episodio del Getsemani, la passione, l'agonia di Gesù di fronte al suo destino, il suo arresto. E poi il suo processo. Perché è così importante e perché merita una piccola sosta, una piccola riflessione di tipo teologico? Beh, innanzitutto è un testo, quello del Getsemani, che si impone per diversi motivi, è un gesto, è uno spazio che viene indicato con una certa precisione a livello storico, a livello topografico da parte di tutti i sinottici. C'è una tradizione, un'anamnesi della preghiera di Gesù molto forte, che ha appunto dei punti di convergenza straordinari in tutti gli evangelisti. D'altra parte è un testo considerato molto attendibile perché è un testo comodo, è un racconto molto particolare. Nessuno dei redattori del Nuovo Testamento avrebbe avuto l'ardire di scrivere questo testo, di descrivere il figlio di Dio in preda alla paura, in preda all'angoscia, in preda alla tentazione. Il Getsemani non è un vanto per la comunità primitiva, non solo perché è il testo in cui si evidenzia l'umanità di Gesù, la sua paura, la sua angoscia, il fatto che Gesù non va incontro alla morte come uno stoico, come un eroe, ecco, impavido, un eroe senza macchia e senza paura, ma in modo umanissimo, esprimendo tutto il dramma che ciascuno di noi avrebbe vissuto. Ma poi è un racconto scomodo e difficile da spiegare perché rivela lo scandalo, rivela il rinnegamento di Pietro, la fuga degli apostoli, l'abbandono di tutti coloro che si professavano e si dicevano amici di Gesù, si professavano vicini. È il racconto della solitudine di Gesù, della solitudine estrema. Gesù viene arrestato e viene trovato in questo giardino perché Giuda lo tradisce, ecco, per denaro. Quindi il racconto del Getsemani, nel suo nucleo storico più autentico, diciamo, l'emblema che la comunità cristiana è fondata su 12 colonne, ma queste colonne sono friabili, sono instabili, sono fragili, non sono certamente robuste. Il tema del Getsemani ha due grandi fuochi, due grandi temi importantissimi. Il primo grande tema è quello dell'ora, che è prevalentemente di carattere cristologico. Gesù si separa dai discepoli, Gesù attraversa un momento di grave crisi, prega appunto perché passi da lui il calice, passi da lui l'ora, Marco 14, 35. Gesù è colui che ha la possibilità di fuggire, ha la possibilità di difendersi, ha la possibilità realmente di sobillare la folla, le grandi folle che ha adunato nella sua vita, nella sua missione pubblica, ha la possibilità di rimuovere le difficoltà, di aggirare gli ostacoli, non lo fa perché si fida del Padre. Ecco, Gesù ha effettivamente la possibilità di fuggire da questo calice, ma è l'agnello obbediente, colui che si fida, che vede nella volontà del Padre la propria realizzazione più piena. E questa è direi la prima grande tradizione. La seconda grande tradizione importantissima, il Getsemani, è il racconto del Gesù orante, è il racconto della preghiera di Gesù. Forse il testo in cui Gesù si manifesta in modo più lucido. I discepoli sono invitati a pregare per non essere travolti dalla tentazione. È un atteggiamento esemplare per i discepoli, perché qui Gesù manifesta questa tradizione, soprattutto è Luca, la tradizione lucana, che sottolinea questo aspetto. E qui si manifesta anche il rapporto tra Gesù e il Padre, Gesù e i discepoli. Se
Il calice che nei sinottici esprime la volontà del Padre, che suscita la paura di Gesù, suscita una sorte dolorosa, una sorte faticosa, chiama in causa la vita di Gesù e chiama in causa la vita dei discepoli. Il calice diventa elemento di benedizione, il momento dell'ora è il momento del calice, il volere del Padre, sebbene espresso dal suo silenzio, dalla sua apparentemente dalla sua assenza, in realtà conferma la volontà, il suo progetto di amore nel Figlio, conferma la sua presenza dove proprio laddove nel momento in cui sembra abbandonare il Figlio alla consegna dei malvagi. Il Deus absconditus, no? La tradizione riprenderà questa, diciamo, assenza, presenza di Dio, assenza che si fa presenza. E invece l'atteggiamento nei confronti dei discepoli è un atteggiamento esortativo. I discepoli si trovano nel sonno, si trovano nello stato della pigrizia, della passività, dell'abbandono, l'atteggiamento di chi non combatte, di chi non vigila, di chi non si interessa all'edificazione del regno. E il discepolo, il rapporto con il discepolo, il discepolato, diciamo, di Gesù, ancora meglio, è forse il fallimento maggiore di Gesù. Ecco, Gesù ha l'impressione che, il lettore ha l'impressione che il discepolato segni il profondo insuccesso della vita di Gesù, perché Gesù ha profuso molte energie, ha profuso molte del tempo, degli anni, e intanto quando moriva un maestro il discepolato veniva disperso di per sé, quindi la paura di Gesù, la sua preghiera al cospetto di Dio hanno come oggetto non solo il superamento della passione, ma il fatto che il discepolato rimanga nella Chiesa, che il rimanga fedele, che non sia disperso e quindi che non si vanifichi, potremmo dire, no? Il destino e la missione, l'investimento che ha fatto Gesù. Come dobbiamo interpretare questo testo? Quale contenuto rappresenta per noi oggi? Quali interpretazioni esso ha avuto nel corso della storia? Numerosissime, non possiamo soffermarci. Un'interpretazione recente molto diffusa è quella di tipo psicologico. Il Getsemani sarebbe la crisi psicologica, psichica di Gesù. Gesù che ha paura di affrontare la morte, e questo non scandalizza più di tanto, perché anzi umanizza la presenza di Gesù, la vita di Gesù, la rende simile alla nostra, ma un Gesù che in fondo intuisce l'inutilità della propria morte, non solo che ha paura, non tanto che ha paura della propria morte, ma di una morte inutile. Ecco, Gesù si dispera nell'orto degli ulivi durante questo momento di passione, non tanto per la croce che lo aspetta e che gli immagina, quanto perché ritiene inutile il proprio sacrificio. Ecco, questa è l'interpretazione di tipo psicologico. Si sente abbandonato da tutti, vede che il discepolato è scappato, quindi il suo investimento è fallito, non vede più quel senso prospettico davanti a sé che invece aveva in precedenza. E altri interpretano la passione come questo momento di solitudine, come una palestra, il profeta abbandonato, in fondo, in chiave mistica, no? Quindi se noi prendiamo Giona, Elia, Geremia, il servo di Isaia, pensiamo a Elia, il profeta violento, il profeta dei sacerdoti di Baal, il profeta della giustizia fai da te, in fondo autoreferenziale, che però viene scoperto, scappa, è braccato, in fuga, è stanco, e un refrain del profetismo è la preghiera a Dio di morire piuttosto che portare avanti la propria missione, perché è una missione ingrata, è una missione sostanzialmente inutile, quindi frustrante perché inutile. E d'altra parte è un'interpretazione mistica, perché tutti i grandi mistici hanno avuto un momento di abbandono, un momento di silenzio, quindi Gesù vive come mistico questa assenza di Dio. Un'altra interpretazione, che poi ha preso un certo piede per la sua origine, che è quella paolina. Paolo interpreta la passione di Gesù come la conseguenza del suo essersi fatto peccato. Gesù si è fatto peccato e quindi da peccato è stato condannato. Si è fatto peccato per noi
Gesù fa l'esperienza della condizione peccatrice dell'umanità, però anche qui noi questo lo sappiamo da Paolo, ma la situazione in cui scrive Paolo è molto diversa rispetto a quella di Gesù. La situazione di Paolo è profondamente influenzata dal suo, rispetto alla croce, dalla propria esperienza di conversione, no? Quindi sono interpretazioni legittime, ma più o meno aderenti al testo. Il testo dice alcune cose oggettive. La prima è che il racconto del Getsemani segna la demarcazione tra la cosiddetta passione privata e la passione segreta, la passione pubblica. È privata e segreta perché è un contesto raccontato soltanto, conosciuto soltanto dalle persone che erano in contatto molto stretto con Gesù, però la rilevanza del suo arresto e del processo imminente aprono uno scorcio, uno spazio che diviene bruscamente pubblico. E il fatto che, quindi, è un discrimine, una cerniera tra una dimensione esclusivamente privata e una dimensione pubblica. E il fatto per cui questo testo è particolarmente importante è che rappresenta la testimonianza più alta, più lucida della dimensione orante di Gesù. Gesù nella passione prega, come tutti i grandi personaggi dell'antichità, dell'Antico Testamento, della tradizione di Israele, i grandi personaggi biblici che cosa fanno? Si abbandonano a Dio nel momento cruciale della loro vita e l'angoscia del giusto sofferente che diventa abbandono, no? Secondo la tradizione ebraica, cioè colui che cerca di adempiere la volontà di Dio. Gesù si abbandona al Padre perché è sicuro che il Padre non lo lascerà nella tomba. Il Padre realizzerà il suo disegno di salvezza misterioso anche quando questo disegno dovesse realizzarsi attraverso la morte di Gesù. Ecco il confronto con il profetismo, no? Con la sapienza, con la tradizione. In fondo, il profeta di che cosa si lamenta? Non si lamenta tanto o primariamente della propria morte o della propria sofferenza, si lamenta dell'inutilità della propria morte. Cioè, la situazione più frustrante è, dice Isaia 49, 3, 4, mi sono affaticato invano. È per niente che ho usato le mie forze. Quindi è questo che spinge il profeta a chiedere la morte piuttosto che a proseguire una missione che risulta essere inutile, un tormento perché inutile, perché è vana. Seconda tappa di questo discorso, il processo. Ecco, il processo, la scena, dicevamo, da una situazione privata diventa improvvisamente pubblica. Il processo storico di Gesù rappresenta la fase terminale della vita di Gesù. Di solito le ricostruzioni di tipo spiritualistico o devozionale tendono a soprassedere, diciamo, a tralasciare questo fatto. E in realtà mi sembra che ci siano alcuni elementi che lo rendono invece imprescindibile. Primo dei quali è che il processo di Gesù è un processo pubblico. E il fatto che sia pubblico ne testimonia la storicità. Gesù poteva essere assassinato, ad esempio, nel Getsemani. Ecco, noi avremmo avuto la testimonianza di pochissimi testimoni, o forse saremmo stati senza prove. Quindi la morte di Gesù sarebbe rimasta esclusivamente nella sua componente privata. E oggi questo comporterebbe che sarebbe stato molto più difficile per noi ricostruire, ecco, la storicità dell'esistenza terrena di Gesù, sia ricostruire la passione, ma soprattutto diciamo, capirne le ragioni teologiche, ecco, le attribuzioni teologiche che i dati del Nuovo Testamento invece ci vogliono trasmettere. D'altra parte, nel processo di Gesù bisogna compiere quella operazione che abbiamo detto necessaria anche per gli altri dati del Nuovo Testamento, cioè capire che è un racconto biografico e che non è, scusate, un racconto biografico, che la sua
preoccupazione non è cronachistica, non è di curiosità, non è di come dire, di soddisfare alcuni dettagli, perché se così fosse sarebbe un racconto certamente molto lacunoso, ma il processo di Gesù ha una istanza teologica. Quindi noi sappiamo che il processo a Gesù, adesso vedremo nelle varie versioni, ha una funzione di annuncio, ha una funzione soprattutto rivelativa. Vedremo che ci sono diverse versioni di questo processo, tutte quante, tutte però hanno, come dire, un background, una prospettiva davanti che è eminentemente teologica, e cercheremo di analizzare con calma questa prospettiva.